subito entriamo nel vivo parlando di questo tuo rientro in rosso-blu. Come è maturato? Ecco, raccontaci, svelaci qualche retroscena e con quale spirito, no, ti appresti a vivere per la quarta volta il tuo esordio col Taranto. Innanzitutto buonasera a tutti, scusate un po' il ritardo. Niente, l'emozione è sempre grande. Io sinceramente già da un po' di tempo che mi sentivo con la dirigenza del Taranto, però non è stato facile liberarmi dal Bitonto, perché io voglio fare una premessa, anzi ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità, perché ha capito subito che io volevo ritornare qui a Taranto, anche perché sinceramente l'ho voluto con tutto il mio cuore. A volte non so se non ci sono scelte giuste, ma ci sono scelte sentite. Io sentivo questa voglia di ritornare, ho visto che la società ha grossa fiducia in me come l'allenatore, quindi voglio rimettermi in gioco e voglio cercare di dare una mano a questa squadra a raggiungere un obiettivo importante. Ecco, Panarelli ha speso parole d'elogio nei tuoi confronti, non solo come calciatore, anche come persona. Ha detto un uomo utile anche per lo spogliatoio, no? Perché poi l'esperienza, le qualità umane, no? Hanno il loro valore. Sicuramente arrivo in punta di piede, arrivo in un gruppo, secondo me, forte. Ho visto anche domenica la partita. La squadra è veramente forte e ha anche dei valori umani. Io conosco bene la piazza, la pressione, quindi posso sicuramente aiutare i più giovani nei momenti importanti. E non ho grosse pretese, la mia umiltà è quella di portare la mia esperienza, di lavorare bene, e di cercare di dare una mano alla squadra e a questa tifoseria che merita, come dico sempre, altri palcoscenici. Ti spremo subito, poi ti lascio ovviamente agli ospiti, ai tifosi. E come lo vedi questo campionato alla luce anche dell'attuale posizione di classifica del Taranto? Ma sicuramente è un campionato, secondo me, piuttosto rispetto all'anno scorso. Ci sono squadre ben attrezzate, squadre forti. Anche noi, anch'io che stavo a Bitonto, agli stessi punti del Taranto, una squadra forte. Secondo me il Picerno non è più una sorpresa a questo punto del campionato, e il Cerignola, sappiamo tutti, io ero lì l'anno scorso, la forza economica che ha e la forza della squadra. Però secondo me ci giochiamo tanto in questo mese, non dobbiamo sbagliare in questo mese, perché ci sono partite importanti. Spesso questo campionato è un campionato di basso livello, è un campionato che si può vincere a mani basse. Questo campionato, rispetto a quello dell'anno scorso, gli anni passati, non è un campionato tosto. E tu che ne pensi? Io non la penso così. Sicuramente non c'è il Potenza che l'anno scorso ha fatto tante vittorie, soprattutto le prime 10 partite. Però è un campionato che ci sono sorprese, squadre toste. Vedi la Fidelis Sandria, c'è una squadra giovane, però gioca bene ed è difficilissima affrontarla. Secondo me ogni partita è dura. Anche Francavilla domenica abbiamo visto che c'ha giocatori di qualità. Quindi bisogna ogni domenica prepararla al meglio, è inutile pensare alle partite successive. Secondo me noi dobbiamo essere bravi a lavorare domenica dopo domenica per raggiungere un obiettivo. È inutile fare i calcoli, perché poi i calcoli nel calcio vengono sempre smentiti. Di questa squadra, di questo Taranto, che giudizio mi dai, visto che ma noi abbiamo affrontato il Taranto col Bitonto, abbiamo affrontato la prima giornata, quindi è la squadra che mi ha più impressionato nella prima mezz'ora. Poi noi siamo stati bravi col Bitonto ad uscirne fuori nel secondo tempo, però a me è la squadra che mi ha fatto più impressione, perché poi noi col Cerignola abbiamo vinto 3-1, quindi non mi ha fatto una grossa impressione. Per me c'ha giocatori di valore. Io dico sempre, Taranto c'è una cosa in più degli altri, che è il tifo. Se siamo bravi a portare la gente dalla nostra parte, il momento rosso-blu, è un valore. Vito, in questi 6 anni, no, dal 2012 ad oggi, da quando hai lasciato il Taranto da primo in classifica, perché non lo dimentichiamo, quel Taranto vinse il campionato sul campo, 70 punti, poi ce ne furono 7 di penalizzazione, come ben sappiamo, è inutile ricordare queste cose. Però da allora ad oggi io so che più volte c'è stata l'ipotesi di un tuo ritorno a Taranto, perché non hai mai dimenticato questa maglia e la voglia di vincere qualcosa qui a Taranto, vero? No, perché sicuramente quell'anno è stato bellissimo, perché abbiamo ancora rapporto a tanti compagni di squadra, grazie a quello spogliatoio, a quei momenti vissuti, sia belli che brutti. La partita con la Prevercelli me la ricordo ancora oggi, quindi
è normale che c'è stato sempre la possibilità di ritornare, però poi per un insieme di cose non si è concretizzato. Io ora ho visto, come ha detto il signore prima, cioè, tante cose positive come quell'anno. Cioè, io vedo innanzitutto organizzazione, professionalità, vedo programmazione e soprattutto ambizione. E questo mi ha spinto a rimettermi in gioco e accettare di nuovo Taranto, perché se si deve mettere la faccia, si deve mettere la faccia con gente seria. Io vedo che qui sia la società che il mister hanno proprio una fame incredibile. Solo quella, pure ne hai viste anche altre? Ho visto quella con il Nardò e col Fasano, perché con il Nardò ha giocato prima il Taranto, noi abbiamo giocato dopo a Gravina, e quella col Fasano ho visto il recupero un po'. Ma secondo me dobbiamo dire che non è il momento fortunatissimo per il Taranto, perché ogni episodio, visto quella Fasano, è stata il Taranto prende gol anche domenica, poi cioè, c'è da fare poco, perché poi alla fine domenica la difesa secondo me è stato il miglior reparto, sempre compatto, non hanno mai sbagliato un colpo, quindi capisco quando prendi gol da difensore fa rabbia, perché poi non ci puoi far niente. Poi la partita con Nardò, secondo me il rigore è stato un po' l'episodio clou, altrimenti la partita finiva veramente in goleada, perché i primi minuti il Nardò l'ho visto veramente in difficoltà. Quella col Fasano, forse la paura dopo la partita del Nardò ha compromesso la vittoria finale, però secondo me dobbiamo stare tranquilli, nel calcio è fatto di momenti e di episodi, ora dobbiamo essere bravi a portare da noi gli episodi positivi. Pensi che questo mese di dicembre in qualche modo possa essere determinante per il proseguo del campionato, soprattutto a metà dicembre, perché mercoledì 12 c'è Taranto-Picerno, poi domenica 16 c'è Picerno-Cerignola, no? E il Taranto va a Pomigliano. Diciamo che il calendario in qualche modo potrebbe dare una svolta a questo campionato, oppure siamo ancora alla fine del giro di andata, al giro di volta. Sicuramente il campionato è lungo, non si decide ora, si decide in primavera, però bisogna essere anche realisti. Il Taranto in questo momento, noi siamo a meno 6 dalla prima, quindi è normale che lo scontro diretto col Picerno non è decisivo, ma è importante, quindi dobbiamo arrivarci al meglio e giochiamo in casa, quindi non c'è da fare tanti calcoli. Secondo me ora è importante vincere sabato e poi prepararsi bene la partita col Picerno.